Allora, sono qui in Solidox e ho questa coppia di ruote dentate coniche. Se, cioè, devo andare a creare questo, l'ingranaggio, ok? Questo qua ha 24 denti, questo 72. Però, se vado su questa superficie, non me la prende, no? Adesso andiamo qua in ingranaggio, non me la prende. Allora, naturalmente neanche questa la prende, cioè non va bene. Potrei provare con questa, ok? E questa me la prende. Dunque, in queste coniche potrei andare a prendere queste due. Vediamo adesso, io ho preso questo, questa. Vediamo, questa qua. E dunque qui io potrei andare ultradefinito perché l'ho già, ce l'ho già, sto facendo un'altra. Comunque ce la si fa, ce la si fa. Andiamo a vedere anche se riesco. Adesso andiamo a cancellare, cancella e a zero selezione. Vabbè. Andiamo a vedere, poi dipende dalle singole come sono fatte naturalmente. Andiamo a vedere questo e anche questa qua me la prende. Dunque, con le ruote coniche posso andare senza dover andare magari a vedere com'è la ruota dentata, un qualcosa di cilindrico, posso prendere queste superfici e mi fanno lo stesso il lavoro, mi vanno bene per l'accoppiamento con gli ingranaggi. In modo che non devo andare a cercare superfici cilindriche e così via, anche queste superfici mi vanno bene, coniche. Vabbè, spero di essere stato utile, appunto per l'accoppiamento con l'ingranaggio. Spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.